Ebbene, amici fratelli della congrega, è immancabile questo video. Ogni giorno dovete sapere che mi riprometto di non realizzare queste cazzate di video poco visti, bistrattati e poi revisionati perché chissà, qualcuno compie dei montaggi e gioca con le immagini da me offerte, con l'immagine della mia persona, da lui distorta, deturpata e ridicolizzata. Allora, mancano veramente poche ore, no, un'ora e mezza circa alla mezzanotte. Mi sto sbizzarrendo con questi video, con le recensioni. Due recensioni mie sono uscite, che erano, diciamo, rimaste indietro, come voi, no, in arretrato. Reptile e La caduta della casa degli Asher, in realtà scritta pochi giorni or sono, e che ore sono, già rischiavo di impappinarmi. Chissà se saranno pubblicati i miei pezzi sui cortometraggi di Wes Anderson e sul mediometraggio, però se continuano a scorrere le immagini, no, le macchine dietro di me, e non abbassi il finestrino e continua a piovigginare, non riuscirò a parlare. Vedete questo falò improvvisamente riaccesosi, ha spiazzato le aspettative degli altri, no, soprattutto di se stesso, grazie a un viaggio di esplorazione della sua anima, tormentata dalle sue paranoie, dalle sue paure, dalle sue vigliaccherie, no, dall'incapacità in passato di vivisezionare, per l'appunto, la parte anche più intima, più trasgressiva di se stesso, lasciandosi condizionare. La meravigliosa storia di Harry Sugar qui manca, no, all'appello queste reviews, e ci vuole una recensione o revisione della macchina, no, di quest'uomo che è una sex machine, magari. E Meridione, anche Lino Banfi istruì in merito Ron Moss di Beautiful, se machine shamanin, se nan machine nan shamshen. Poi c'è una leggerissima differenza tra quelli delle Puglie e quelli della Basilicata, i Lucani. Nan shamshen, shamanin. Vabbè, scemini. Chissà cosa si nascose nell'anima spettrale del falò, che rileggendo questo commissario falò 3, sto andando a ruota libera, di puro stream of consciousness, per l'appunto flusso di coscienza, da uomo coscienzioso o incosciente, che non ha contezza di quello che sta dicendo e scarabocchia, diciamo, vocalmente in tal caso, non letterariamente, da confondere con letteralmente, delle parole insensate come la sua vita non senso, come in un film di David Lynch, di brutta coppia, un facsimile. Io non copio, io copulo, chissà. Si è spenta la luce, non nella mia anima, invece di nuovo fulgida, lucente, risplendente. O totalmente per voi deprimente che non capite, ma guardate questo, ma cosa si autoritrae in macchina, in auto, si filma e parla da solo, quindi è autista, no? Autistico, tutte le cazzate, i luoghi comuni. Questo è un luogo che si trova ubicato in quale comune? Venerdì, no, dicevo, mancano poche ore all'uscita di Killers of the Flower Moon. Domani pomeriggio uscirò al primo spettacolo, sarà alle 15, alle 14, alle 16, alle 5 di mattina. Beh, dura parecchio, quindi finirà al tramonto, all'alba, il crepuscolo, quest'uomo crepuscolare, quest'uomo che invece ha voglia di spiare, guardare prima di partire, deve dare un'occhiata. E questa non è paranoia, è la verità. La gente è sospettosa, ma cosa fa quello? Parla da solo, ma non aveva già ordinato, perché quello lì l'incontrai nel bar. Ecco, voglio sfatare tutte le dicerie, le maldicenze e parlare male dei miei haters, no, parlare male perché io non so parlare, male, male lingue,
diffamano, calunniano e hanno sempre fame delle anime altrui, dato che non riescono a soddisfare le proprie, le devono riempire attraverso un cannibalismo psicologico. Ma che sta dicendo questo falotico? Allora, accendiamo questa sigaretta. Non parte mai. E dire che è nuovo questo accendino, non parte mai la fiammella. Al terzo colpo. Sarà un bel colpo questo di Scorsese, o sarà uno Scorsese senile, ecco, che fatica ad accendersi. Oramai Scorsese intermittente, che gira grandi film, altri con questo tono troppo solenne. Silence è un brutto film, dai. Lentissimo, ma la lentezza ci vuole. Poi, se provi a spiegare a queste persone che Silence è un brutto film, comunque un film mediocre, no, un film straordinario, ma i film lenti, sì, film lenti. Anche questa serie TV è lenta, però ha delle accelerazioni, dei cambi vertiginosi di ritmo, dei dialoghi ficcanti. Silence è una palla al piede, dai. Io temo per questo Scorsese su sceneggiatura di Eric Roth. Ci sarà un mio approfondimento e approfondirò poi quello che ancor più vi dirò. Eric Roth, pesante. Munich è un film bello, di Spielberg, però retorico, un mattone. Ecco, i mattoncini e i matti, no? Questo personaggio, Michael Trucco, cioè io infatti sono un uomo senza trucco, senza inganno, non sono Joker. No, Michael nel senso di nome proprio, cioè Michael Douglas, Michael Jackson. È morto, ma anche Michael Douglas è lì, è morto suo padre poco tempo fa, più di 100 anni. Ecco, Michael Trucco viene stuccato, no, avete visto questa serie TV? Spoiler, bellissima, con qualche episodio disconnesso rispetto agli altri, però c'è tutta, per l'appunto, una revisione, reinvenzione, sì, reinvenzione, non invenzione, di Edgar Allan Poe, attenzione, si passa dalla recitazione fedele, secondo quale traduzione però, perché esistono. Sì, per questo doppiaggio in italiano, varie versioni di traduzione di Edgar Allan Poe. Il corvo poi crolla la casa e si arriva al finale di The Fall of the House of Usher, ma non della serie, cioè il pre-finale della serie che cita il finale di questo racconto di Poe. Viene spezzettato e allargato da Mike Flanagan. Beh, non allarghiamoci troppo nel parlare difficile, altrimenti, beh, io sono falotico, aulico, arcaico, ho uno stile dantesco, ma Edgar Allan Poe sicuramente, rileggendo, io ho anche scritto La maschera di Edgar Allan Poe, se volete leggerlo, non lo scriverei più, un libro così, non lo scriverei più in quella maniera lì. Per dirla, ma guarda lui là, come direbbero quelli di Bulagna, che si credono dotti civili e sapienti, ma sono saccenti, ignoranti, perdenti, spesso passivi, conformisti, e vogliono conformarti, omologarti, appiattirti, livellarti e soprattutto snaturarti. Ecco, ritornando alle origini, le mie umili origini, no, quando leggevo poteva avermi inconsciamente influenzato, quindi non lasciatevi influenzare da questi qua, poi ci sono tutti questi influencers, sì, plurale, che sono sostanzialmente dei falliti, troioni, che dicono un sacco di cazzate per rimbambire chi è facilmente plagiabile ed è debole psicologicamente. Questa è la verità. Guadagnano un sacco di soldi e sono arrivati. Sì, loro sono arrivati con le donne che scopano e che riescono a turlupinare, raggirare. Queste donne no, non arrivano probabilmente, non perché siano frigide, perché questi qua sono talmente stronzi che le donne non riescono a eccitarsi con loro, però prendono i soldi da questi qua che continuano a fare soldi sfruttando la dabbenaggine dei sempliciotti che non hanno soldi e pendono dalle labbra di chi credono potenti, ma non solo sessualmente. Vabbè,
Siete consensuali in questo? Ecco, mi consentite di dire questo? Siete consenzienti rispetto a quello che vi sto dicendo? Io non sono un esaltato, sono indubbiamente uno sfigato, perché uno come me doveva essere a Beverly Hills, probabilmente, doveva essere già uno scrittore famoso, lo sarò da morto. Edgar Allan Poe morì prima di me, anagraficamente parlando. Ho commesso degli errori sesquipedali. Sì. Non avevo proprio premuto sul pedale dell'acceleratore, figurativamente parlando. Mi lasciavo suggestionare, ipnotizzare da chi credetti essere addirittura più intelligente o acculturato di me. Quindi pensai potessi istradarmi, invece mi stava per appunto suggestionando, paralizzando soprattutto e bloccando, cristallizzando in un'eterna e non eterea dimensione infantile associata alla purezza, a sua volta combaciante, oserei dire, diciamo, di significante con la stoltezza. Quindi ho riscoperto, sto riscoprendo la mia bellezza, che potrà non piacervi e risultare voi bruttezza. E il commissario Fallò 3 ci saranno dei pezzi ironici alla falotico, stravaganti, in senso tout court, sarà un pot-pourri. Un intruglio, un elzapoppin, un patchwork, diciamo, di mie memorie malinconiche, in stile Edgar Allan Poe, di tutti i suoi racconti. I suoi racconti non fanno paura per la tristezza, no, per la malinconia che emana, no? O melanconia, se preferite essere un po' più elegante. Mi sono perso. Era una fosca mezzanotte, una tetra mezzanotte. Si parte con una tetra mezzanotte e si finisce con la fosca mezzanotte del racconto di Edgar. Mike Flanagan è un genio. È un genio, ha dimostrato che chi lo considerò un pagliaccio quando girò Doctor Sleep era. Ecco, perché non si accende mai? Era uno di questi pagliacci che ho appena descritto, che si credono sapientoni, saputelli, ma sono veramente dei coglioni, neanche tanto belli. Non bisogna mai giudicare frettolosamente le persone, affibbiare loro patenti, non per guidare una macchina. Però non ho mai capito perché la patente viene consegnata agli ingegneri. Dovrebbe essere consegnata, non so. Non so, da Ayrton Senna resuscitato, che c'entra l'ingegnere? Spesso questi ingegneri sono tipi fantoziani, non sanno guidare, sono lì a fare i calcoli come uno che incontrai e voglio sputtanare, ma lo rincontrerò, andrò di nuovo in quel pub per farmi picchiare, o per urlare, o per, e non voglio qui romanzare, per dire la verità, perché io essendo un tipo rispettoso del prossimo, non mi permetto mai di giudicarlo, a differenza di quello che fanno gli altri. Quindi sono riservato, taciturno, e la gente mi prende per un pirla, addirittura per un analfabeta. Ma hai capito? Ma hai capito? Ma loro li capiscono i film e soprattutto capiscono le anime altrui, ma specialmente quelle appartenenti a se stessi. Quindi, a parte questo, Commissario Fallò 3 sarà un masterpiece, lo dico da me perché sono autocentrato, sono egocentrico, sono egotico, soffro di tutte le patologie mentali che gli idioti mi affibbiano perché non sanno come attaccare una persona, allora la devono screditare proiettandogli un'immagine che per via di una presunta mia debolezza io dovrei accettare e rivestirmene, no? Quindi mi investono. Non mi asfaltano, non mi mettono sotto le, mentre sto attraversando le strisce pedonali, mi investono di un'immagine da proiettare a me e agli altri, ai quali vanno a raccontare falsità, mi calunniano e altri più imbecilli di loro credono a queste idiozie. Ma chi si comportava così? Non è un atteggiamento dei giovani, sono le zie. Avete presente quelle zitelle, nonnette, vecchiette, pettegole, impiccione, ciaccione? Ma io vorrei proprio sapere. Ma cosa vogliono sapere? Ma che cazzo vogliono sapere?
vogliono sapere di quando, in una fosca mezzanotte del lontano 93, volevo andare a dormire ma non presi sonno e guardai un film horror, oppure mi masturbai su Amber Smith di Playboy Late Night. Ma che cazzo vogliono sapere? Ah, il falotico si è svegliato? No, è sempre stato sveglio perché ci fu quella fosca mezzanotte, ci fu l'insonnia e non presi sonno. Insomma, somari. Già molto meglio così, eh? A secondo colpo. Mike Flanagan è un grande regista, dopo questa serie straordinaria gli offriranno un film da 200 milioni di dollari, speriamo non lo accetti. Torniamo a Killers of the Flower Moon. Venerdì devo andare a vedere, no, rivedere, perché l'ho già visto in anteprima, un mediometraggio di un mio amico. Ci siamo conosciuti tramite social, perché aveva letto una cosa mia su Woody Allen, a proposito del film Café Society, aveva visto anche un mio video. Mi contattò, sono Saverio, ci sarà anche la sua amica Silvia. Presenterà questo mediometraggio al Circolo Arci Ribalta. Io ho ribaltato molte regole. No, non ho ribaltato nulla. Io non sono un ribelle, non sono un nichilista, non sfuggo da nessuna responsabilità. A differenza di ciò che dicono questi qua, 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 baccalà e persone che pensano di sapere chi sia il prossimo quando non sanno chi sono loro stessi. Quindi per queste persone un percorso di rehab, di riabilitazione, altrimenti chiamiamo l'ambulanza, li interniamo subito, li spediamo in qualche istituto psichiatrico, oppure no, non dobbiamo essere così cattivi come certa gente vuole essere, castriamoli subito, ma non sessualmente, blocchiamoli, psicanalizziamoli, mandiamoli da un semplice psicologo più scemo di loro. Perché si è diplomato in una di queste scuolette, si è comprato praticamente recitando le pappardelle a memoria, e beh, la vita, d'altronde il senso della vita è la vita. Il senso della vita del falotico è scrivere, autopubblicarsi a volte, autopubblicare anche questi video, inventare storie, fare 5.000 flessioni, guardare e riguardare i film, quei film tamarri con Jean-Claude Van Damme, con Stallone, questa luce ha rotto i coglioni, tenere alla larga tutti i bambagioni, tutti i vecchioni e vivere, fluttuare nel tempo, reinventarlo, non assoggettarsi alle logiche di chi concepisce la vita come un percorso a tappe. Il tempo non esiste, lo dice la fisica. Voglio migliorare ancora di più nel mio fisico, nella mia mente, perché men sana in corpore sano. Ciao, alla prossima, domani. Se non amate questo falotico, questi video, vabbè, cazzi vostri. Fra l'altro devo guardare quanto prima L'esorcista il credente. Io ho letto che è un film orribile, delle medie recensioni bassissime. Io non credo perché, come cantò il grande Rino Gaetano, mio fratello è figlio unico. Come fa se è fratello? Era un gioco di parole. E non ha mai giudicato un film senza prima vederlo. Quindi, senza prima vedere e constatare. Quindi, se volete vedermi chi è il falotico, certa gente ci doveva pensare su due volte. Pensa di sapere, agisce di retropensieri. Io ho capito perché loro sono veggenti. Posseggono questo dono della divinazione, talmente veggenti che, come personaggio di Roderick Usher, interpretato un bravissimo il ruolo della vita, Bruce Greenwood, lui non aveva creduto a quella strega o quella fata, Carla Gugino, nella notte, l'ultimo dell'anno, prima dello scoccare della mezzanotte del 1980. Quindi eravamo nel 79, mio anno di nascita. Va bene, voi avete ammazzato questa persona, l'avete murata viva. Ritorniamo forse al gatto nero, perché che gatto nero, l'avete letto bene. Come fa a saperlo questa qua? È una testimone oculare, ha visto, ma è veramente la barista.
E loro pensano di barare con lei. Sì, vabbè, dai, avrete una vita fortunata. Basta che non dici la verità che abbiamo ammazzato quel tipo, che ti diamo ragione. Sei una povera pazza da manicomio. Poi capiscono, e questo qua soprattutto capisce, che non sta mentendo. Muoiono tutti i figli, tutta la progenie, muore anche Lenore e il corvo. Mai più, quindi per piacere, mai più queste porcate, mai più parlare troppo e sparlare. Se non conoscete neppure voi stessi, perché altrimenti poi arrivano queste sorprese sgradite e poi qualche persona sgradevole, poco educata, semmai continua a insultarmi vigliaccamente, anche con telefonate anonime. Ma lo capisci che sei un povero deficiente? Sì, grazie, ciao, ciao.